palla in mezzo, tentata la conclusione da posizione defilata, una via di mezzo da un tiro a un cross con la palla che termina sull'esterno della rete alla destra di Sciarra, la conclusione era stata di Passiatore. Ancora Real Monterotondo scalo in possesso palla con Lalli che viene fermato, cerca la cinchia, poi scade a terra Zambrini e c'è anche l'ammonizione per il giocatore che ha commesso l'intervento, da tirata di Dorazzi, numero 2 della formazione di casa. Calcio di punizione per la cinchia, vedere la linea anche per seguire questo calcio di punizione a buona posizione per la formazione di Carlo Pascucci, che ricordiamo è alla seconda panchina sul alla seconda presenza sulla panchina della cinchia centrale, perdito con la sconfitta interna con la Polisportiva Monticimini per una rete a zero. Lui si è preso al posto di Aldo Barato Franceschini, che a sua volta era subentrato da Antonio Antonucci. Calcio di punizione che sta per battere proprio la cinchia, un nucleo di giocatori sul punto di battuta, c'è Menestrina, c'è Marchiondi che si allontana, ci sono Menestrina e Massimiani. Massimiani è il capitano, sembra Massimiani intenzionato ad andare al tiro di questo calcio piazzato. Le indicazioni del giovane Baldinetti, classe 2001, estremo difensore della formazione di casa, il fischio del direttore di gara, tentiamo la conclusione. Poi invece Menestrina che va al tiro, ribattuto dalla barriera, poi Massimiani prova la conclusione, respinto ed ancora dai giocatori di casa, poi ancora la cinchia che non vuole assolutamente arrendersi, Massimiani viene fermato in fallo laterale, rimane in attacco la compagine di Carlo Pascucci. Poi invece l'arbitro ferma il gioco perché c'è un giocatore di casa a terra. 9 minuti nel corso del secondo tempo, Real Monterotondo scalo 1, cinchia 0 al quinto del secondo tempo. Lupi, linea che torna voi in studio. Grazie Alessandro Natali, finalmente è arrivato il primo gol nelle gare che abbiamo collegato quest'oggi, è arrivato anche il raddoppio del Canale Monterano, sempre con Pelliccioni al minuto 50 dopo essere andato in gol al minuto 20, quindi a Gallese, i padroni di casa sotto 2-0 contro il Canale Monterano. E allora noi ricominciamo, anzi continuiamo il giro dei campi collegati andando a Montespaccato da Alessandro Bastianelli per il racconto del secondo tempo tra la formazione prima in classifica del girone A e la Corneto. Sì, ancora 0-0 qui al Delfino Pugliti, minuto numero 9 di Montespaccato, Corneto Tassina, gara che si è presentata la vara di emozioni con il secondo tempo, solo un tiro da fuori di Natali che però ha fatto neanche il solletico a Tassi che l'ha bloccato, tiro piuttosto centrale e debole, quello del numero 10, classe 99 del, chiedo scusa, della Corneo d'Archinia, con attacca del Montespaccato, ma Nino verticalizza la palla e preda ancora per lui, per esempio Federici, migliore in campo finora, numero 6, ex Iterbese Grosseto, sale alla squadra ospite, si prova a distendersi con Chinelletti, l'appoggio dietro in zone sicure dove c'è Cela in posta verso la destra per Mazzoli, cambia buono con Chinelletti, cede il numero 2, cambia gioco sulla sinistra, il pallone di ritiro da Pasquale, sale il numero 8, che Pasquale appoggia sulla sinistra, è sceso Martelli, Martelli in zona cross, lo esegue con il destro, la palla dentro per Catracchia, viene anticipato di niente da Benedetti che ha tenuto bene la posizione, il controllo orientato, questa è la bravura migliore di Catracchia che quando controlla riesce spesso a girarsi ed andare nelle migliori condizioni per calciare, deve fare un gran lavoro di Mezza e Benedetti per contenere il numero 9 che per, al di là di qualche buon controllo non è espresso la verve migliore di che gli scorsi anni ha fatto tanto e tanto bene con le squadre del Litorale di Reno Nord del Lazio, CPC su tutte, attaccante molto bravo Mauro Catracchia che ha preso una bella soddisfazione il campionato di promozione, diciamo anche la Coppa Italia. Cesarin, sale sulla sinistra, molto spaccato Demarco, buono il tocco al centro di Roma, cambia con la maglia, si chiude elegantemente lo scambio, Demarco cambia il gioco dall'altra parte, è salito Pinucci alla cross di numero 71, pallone dritto sul secondo palo, il cross diventa un tiro che però spaventa soltanto Camillo che vede stirare il pallone alto sopra la trasversale, poteva essere pericoloso questo tentativo di Pinucci, però il numero uno sembrava comunque una traiettoria non molto alta, il portiere classe 2000 della Corneto Tartini che ha giocato sette Iacomini fino a dicembre, poi la scelta di mister di Fide andare col portiere Andero ha sostanzialmente costretto l'estremo difensore a scegliere la TMC
sono i suoi 39 anni, quindi ha lasciato il posto da... Da dietro da Dinesco, è andato di petto il numero 2 con la presenza spinta dell'avversario. Allora, la squadra ospite, poco da dire qui, questa circostanza della Corneto, che quindi sali di qualche metro andando a occupare la zona del campo, la metà campo, i giocatori in maglia bianca ancora si difendono corti lungo il proprio 4-3-1-2 con Catese che agisce alle spalle di De Marco Zambale, toccati da il numero 9 che non sento pericoloso granché quest'oggi in testa profonda, allora dentro di De Pasquale, chiama Tassi, uscita sicura del numero 1 ex Luba Castelli Romani. Sinucci, però è già in movimento, cerca con la velocità di stendersi molto spaccato, ma deve arretrare Sinucci. Dilezza, sale lui, il gioco dall'altra parte verso Pesarin, prova ad offendere ora il numero 98 De Marco Largo sotto la nostra postazione. Proietti, poche le idee del numero 44 che sta dimettendo in cabina di regia. Benedetti, Pesarin, perché un uomo in più al mente spaccato adesso in attacco, che stanno scaldando De Luis e con la Santi, Amadio, De Marco, Catese, Proietti cerca l'idea, buono largo gioco verso la destra dove c'è Finucci, subito marcato il tocco di prima verticale per Bernardi, è proprio del numero 8 quasi lungolina sul fondo, cross dentro di Finucci, non trova destinatario. Buona partita veloce del Monte Spaccato, c'è la destra, combinato bene con la propria mezzala Bernardi, il laterale destro di difesa Finucci che era salito, che però ha trovato un cross accettabile, soddisfacente per rifornire Diego Gambani, che oggi ad onore del vero anche a secco di rifornimenti dalle retrovie, e ad onore del vero va detto che la difesa della Corneto Tarquinia è molto bassa, molto impostata, sta creando non pochi problemi, una squadra che ama giocare in profondità come il Monte Spaccato. Cesarin, sale ancora sulla sinistra, Gambale, buona la seconda di prima, alla terza marcia, al limite, allarga con la destra, azione interessante, cade dentro, San Camillo respinge, il pallone rimane lì, la Corneto in qualche modo passa via con la velocità, si vedono le cose migliori per il Monte Spaccato, buona la combinazione sulla destra, San Camillo però è stato abbastanza bravo nel mandare via con i pugni la palla dentro di Bernardi, Amadio, ancora Monte, Proietti, Pesarin, parola impostato sulla sinistra nel consueto mancino da parte di Proietti, Pesarin, Amadio, tutta la Corneto schierata nella prova da campo, Catese, prova il jolly, spera fuori, Maghitoso e deviata da un difensore, cercato un gran tiro il numero 16 che per poco non pescava l'angolino, decisione bellissima quella del ex Oscamare che davvero ha spaventato la Corneto, che se l'è vista butta, ora corner, pallone dentro, prova a staccare in messa, palla allontanata, Bernardi la tiene viva, larga ancora dalle parti di De Marco, uno contro uno, De Marco cerca il fondo, lo trova, se la sul secondo palo, Gambale, la stoppa, ora piegare Proietti, caccia, la muraglia, la spinge lontano, di testa è andato Benedetti, non c'è arrivato di un niente, difensore centrale, ancora molto spaccato, Amadio sul secondo palo, il tamburelleggiante la palla per Bernardi, convince dentro, allontana la Corneto, ancora Bernardi, l'arco, un assedio, azione avvolgente, De Marco prova ad entrare in area, il due su di lui, De Marco cerca lo spazio per cross, allarga per Bernardi, Bernardi zona cross, dentro per Gambale, anzi per Benedetti, passa a terra un giocatore della Corneto Tarquinia, se ne è accorto solo adesso, giocatore di gara, potesse vibranti da parte della Corneto Tarquinia. Carrabbe, il giocatore di Mister Bicini, non capito il motivo, però molto nervosismo in campo tra i giocatori che attorno l'arbitro a cui chiedevano di fermare il gioco, il calciatore del Corneto Tarquinia stava a terra in prossimità del palo, si era alzato magicamente al tizio dell'arbitro ed è tornato in campo. Vorrebbero che ripartisse da fuori il giocatore del Monte Spaccato, il numero 3 Martelli, che era rimasto a terra, 11 contro 11, quindi non c'è inferiorità numerica provvisoria per la squadra ospite. Tre giocatori, Catracchia, Messa e De Pasquale, a colloquio con il direttore di gara che sembra aver riportato la calma. Zero Martellini, per ora una
conduzione saggia da parte di Stefano Liadria, che è un area di Cai, un arbitro che da diversi anni sta imponendo in eccellenza, se potrebbe passare agli scambi l'anno prossimo ad andare a dirigere altri big match di eccellenza nelle altre regioni, vista la sua bravura e capacità dimostrata in questi anni, rimessa per il punto spaccato, profonda, dentro, il pallone da canta, Agno si gira, caccia su un difensore, ma c'è la Dinezza, che è un remata, viene afferrato, non c'è nulla, anzi, il fallo è per la Corneo d'Arcia, l'ha fatto Dinezza, provando a rialzarsi, processa leggermente il numero due, ma pochi margini per contestare le decisioni dell'arbitro, che ha visto bene in questo caso, partita che prova a decollare in questi momenti, ancora un colloquio con l'arbitro, quindi dice la linea quando al minuto numero 17 siamo ancora 0-0 qui a via Stefano Vai, al Montino Bulli, tra molte spaccate e molte partite. E allora noi torniamo in studio, sono arrivati diverse segnalazioni di gol, partiamo dal marcatore che vi dovevamo dare dell'Audace, l'ha segnato l'albanese Oxa, che quindi sta premiando i padroni di casa di Genazzano, Audace Pagliano sull'1-0, ricordiamo. Nella promozione invece, girone C, Indomita Pomezia in vantaggio sul campo dell'Ostia Antica, al 49esimo ha segnato Seferi, il marcatore del Sabaudi è stato Burguillo, che al 65esimo ha realizzato il calcio di rigore che ha portato in vantaggio i suoi, così come il gol del vantaggio l'ha realizzato anche Matteo Sanzotta per il Santa Maria delle Mole, impegnato al Superga di Ciampino contro l'Atletico Acilia, quindi in vantaggio per 1-0. Nella girone di promozione tanti gol in pochi minuti, il Monte Mario è sotto in casa contro il Montalto, al 57esimo minuto ha segnato Serafini, Montefiascone Cerveteri 0-1, al 51esimo Paraschiv, questo è un risultato molto importante perché il Cerveteri salirebbe a quota 50 punti, il Fiumicino rimarrebbe a quota 49, il Tolfa che rimarrebbe a quota 45, quindi sarebbe un bel salto per il Cerveteri. Al minuto 52 nello stesso girone ha realizzato un gol Abis e quindi ha portato in vantaggio la nuova Pescia Romana contro il Ronciglione. Abbiamo altre segnalazioni, arriva il 2-0 della nuova Pescia Romana, quindi in 8 minuti formazione di Montalto di Castro, prima passa sull'1-0 grazie ad Abis, al minuto 60 Scerratti che raddoppia per la nuova Pescia Romana. Poi vediamo altre segnalazioni, il 3-1 della Luis, vi daremo a breve il marcatore. Poi 3-1 dell'Almassa Roma e 2-1 della CSL Soccer sul campo contro la Vigor Acqua Bendente sul proprio campo, quindi si segna in promozione girone A. Ricordiamo che vi dobbiamo tre marcatori, ovvero quello del terzo gol dell'Almas, del raddoppio della CSL Soccer e del tris della Luis. Intanto si è segnato in un campo collegato con noi, esattamente dal Bortolani di Cisterna di Latina. Sono passati in vantaggio i padroni di casa e quindi noi andiamo a sentire subito Gabriele Mancini, a quanto sembra su calcio di rigore assegnato nel corso del secondo tempo alla formazione di casa. Quindi Pro Cisterna 1, Atletico Vescovio 0 e noi ci facciamo raccontare il gol dal nostro Gabriele Mancini. Sì, qui al Bartolani è appena cambiato il risultato, il gioco ancora non ricomincia, il Pro Cisterna è da poco passato in vantaggio dagli 11 metri grazie al suo goleador Gianmarco Scacchietti. Andiamo a raccontare un po' quello che è successo all'inizio di questo secondo tempo, un secondo tempo iniziato a ritmi blandi con molti cambi da una parte o dall'altra della panchina. La svolta al momento è arrivata al 14esimo quando il giovane Di Lelio si è infilato nel settore destro del campo penetrando in area e venendo messo giù da numero 4 Masi. Per l'arbitro Giordani di Aprina non ci sono stati dubbi, cartellino giallo numero 4 dell'Atletico Vescovio, calcio di rigore per la formazione di casa. L'11 di Mister Campagna ha mandato sul dischetto Gianmarco Scacchetti, che ha battuto alla destra del portiere. Il portiere ha intuito ma non è arrivato a deviare il pallone, quindi palla in fondo al sacco e Pro Cisterna al momento in vantaggio. Continuano comunque le proteste da parte dell'Atletico Vescovio verso il signor Giordani, con il gioco che con la palla ferma ancora a centrocampo e pronta ad essere rimessa. Come dicevamo, un inizio di secondo tempo partito con ritmi più bassi rispetto al primo, ma non per questo di minor impatto. Adesso proprio il mister Panzer opera un doppio cambio inserendo il numero 16 e il numero 17. Adesso appena è iniziata la partita, vediamo come andrà a schierarsi l'Atletico
Vescovio, che credo cambierà qualcosa in formazione, come ha cambiato all'inizio del secondo tempo Mister Campagna, che è passato dalla difesa a 3 alla difesa a 4 per cercare di aumentare i centimetri e più peso offensivo. Tant'è vero che è entrato Utzeri al posto di Gesmundo e